E allora, subito dopo, dovremmo dire: non dimenticare di sottoscrivere. Attivate okay. la campanella qua sotto. Se arriviamo a 150.000 views, eh, chiamiamo direttamente Mario Draghi. Esattamente, <ride> che andrà senza altro. Che è il king del podcast, tra l'altro. Lui fa solo podcast di uh, automotivation. Penso che stamattina stia sentendo tutti gli altri podcast a 2-3 minuti che escono ogni giorno. Quindi, sei una persona bellissima. Devi stare tranquillo. Devi volerti bene. Prenditi un minuto per te stesso. Saluta la von der Leyen. Matt con Mattarella guardalo sempre negli occhi perché a volte si addormenta. Esatto, tu vali, tu vali. E non ridere quando parla perché pare che abbia una patata in bocca. Esatto. E eh. gli ha tagliato i capelli a Mattarella? <ride> Chi glieli ha tagliati? E mi raccomando, prima di mezzogiorno cacca già fatta. <ride> Pensa, io, non ad, io non riesco a fare il podcast se non ho fatto la cacca prima. Pensa allora, andare a parlare con Mattarella. Allora, no? può darsi che due de, fra due dei protagonisti di questo podcast, siamo andati nel bar. Tra l'altro, ringraziamo che sempre ci dà a pagamento e tutto quanto, esatto. e uno, uno dei. <ride> Uno dei due si è dovuto andare in bagno e il barista abbia fatto una battuta stupenda. Bellissima, perché ha creato un setting straordinario. Stupendo, bellissimo. Diciamo che uno dei due stava per andare in bagno e il barista ha detto: Oh, attento al portafoglio! E io e ho, ho chiesto: <ride> e, e, e perché? Perché per arriva Draghi. <ride> Sasha, attento. Per dire gli italiani in generale, come eh, gestiscono Questi tipo di problemi. Vogliamo dire due parole su. Questa introduzione Volevamo fare un'introduzione che non fosse retorica Ed è per questo Che noi oggi parliamo di lavoro Abbiamo portato degli attrezzi L'attrezzatura Abbiamo portato un martello Questo cosa cazzo è? Un metro? Abbiamo portato un cashavit Abbiamo portato Una chiave inglese No, cos'è? Un pappagallo questo... eh. Per parlare Tahir, no. guarda, guarda come misuro la distanza fra me e una persona che non sa un cazzo. Guarda, guarda, guarda. Tra eh? poco arrivo su intrastenimento dove ti informi te. Abbiamo no. un po' puoi rispondermi, puoi dirmi boomer di me. Quello, quello ho, che... visto, ho visto un lampo negli occhi. Quello eh. che mi dici ogni volta fuori scena. Esatto, esattamente. Allora, eh, è un po' cambiato. Eh, sa, abbiamo anche una palla da tennis. Che eh, quando abbiamo fatto vedere, abbiamo detto per parlare anche di altri tipi di lavori, Tahir, tipo... cosa hai detto a proposito della palla? L'educatore cinopio. La prima in cosa a cui si pensa di fronte a una tennis è il lavoro dell'educatore cinopio. Tutta sembra una pallina di un è una pallina un po' vecchia. Chiederei a Carmelo cosa ci fai con questa pallina. Ah, è mia. Come tu non sapevo fosse. Ah, la portata io da ah, casa. scusa, scusa, scusa. L'ho portata io da casa. Scusate. Um, il lavoro, il buon vecchio magico. Intanto, magico. prima di tutto, Edo. Sì. Cos'è il lavoro? Ah, guarda, mi sovviene una definizione da Wikipedia. Il lavoro è un'attività produttiva che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, intellettuali e o manuali, si sappia anche intellettuali, eh Luca Ravenna e me, per produrre e dispensare beni e servizi in cambio di compenso monetario o meno, da qui la visibilità, importante argomento di studio sia delle scienze sociali, vabbè, che delle scienze eh. sociali. A me la parte che più interessa è quella si tratta di un servizio utile che si rende alla società mm -hmm. e prevede la concessione sistematica al pubblico di un bene in cambio di un altro bla, bla bla bla, cioè il fatto che si faccia qualcosa che poi ritorni diciamo utile no? alla, eh sì. alla, alla società di, di base. Dovrebbe. Ci sono vari punti che commentandoli rispetto al mondo di oggi potrebbero essere molto interessanti, tipo quello che giustamente hai segnato tu, cioè monetario o meno. Quante volte è capitato? Guarda, il meno. <ride> il meno. Meno meno uguale più, più meno più meno che più esatto, esatto. Allora, guarda, io voglio essere chiaro con te: Ora, eh, a livello di budget, questo è un progetto. Noi siamo una start up ma voi siete la Nestlé, non siete una startup? Come può essere che siate una startup? Io penso che un romano alla Nestlé non lo facciano entrare neanche, no, c'è <ride> cioè una barriera, tipo... una barriera di cioccolato esatto. che non, non ti fanno fare. No, scherzo, ovviamente ci saranno dei manager tostissimi tossati forse tostati. come la nocciola <ride> Um, Però, che è utile alla società. Cioè, quando ti chiedono che lavoro fai, dici: Ciao, boh, io sono influencer. Adesso sono stato due settimane a Dubai. Io ho cioè, il mio lavoro è sponsoring, eh, quelle cose lì. Dici: okay, ok, aspetta, ti rifaccio la domanda: Qual è l'utilità della società? Eh, giustamente dice vendere. vendere. Vendere, quindi la società ha bisogno di comprare. Quindi la domanda è: Ma questa è la società che vogliamo? Allora, ci si chiede se sia questa la società che vogliamo. Abbiamo As... un podcast di Luino in provincia di Varese. <ride> allora, siamo sicuri io quando ho in mano questo faccio una roba che si vede. Nou, de influencer era Dubai. No, senz'altro è cambiata un po' la società Soprattutto il mantra dei boomer no? Prenditi una laurea e poi Qualche cosa farai, il pezzo di carta Si direbbe che sia un po' caduta Quella certezza con la quale Sono cresciuti i nostri genitori, i nostri Anche nonni Anche perché eccetera. ai tempi loro magari facevano la grande carriera E la laurea magari non c'era, riuscivano a sfondare Ad avere dei ruoli pazzeschi esatto. Poi probabilmente è stato creato un sistema per cui le lauree Poi diventano sempre più eh, eh, Ma tu con questa laurea cosa ci fai? Cosa eh ci no, vabbè, ma certo, vabbè ma io stesso Comunque sono laureato in giurisprudenza di Apre tante porte Poi piano piano ho capito Che la porta Una è l'avvocato In quella porta Sono entrate un po' Tante persone Diciamo Cioè la stanza è un po' affollata L'altra è il magistrato Che buona fortuna L'altro è il notaio La porta è chiusa Come io dico spesso La massima ambizione Per un laureato in giurisprudenza È andare a pesare i sassi Nella bilancia di forum <ride> E questa secondo me Senz'altro Ma altro, quando ambizione. è la, la prima volta Che hai sentito mm. parlare Del lavoro? Beh come al solito de, 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 Rispetto al lavoro Che lavoro fa papà? Che lavoro fa mamma? E, e... Eh, mio papà gastroenterologo che è una cosa che da piccolo capisci benissimo esatto <ride> senz'altro sì 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 pensavo che fosse una cosa che riguarda i laboratori spaziali i <ride> e... laboratori spaziali mai imposti ancora esatto, più bui. esatto mai imposti posti ancora più bui <ride> e eh sì quindi che lavoro fa <ride> è esatto questo il gastroenterologo eh, è e da lì inizia... e eh, però papà fa il dottore eh. e quella roba lì chiaramente no? beh eh. era incomprensibile perché il papà non fosse mai a casa cioè io non capivo "Ma dove, dove, perché attorno solo la sera e ha questo profumo di... di, di... Chi è quest'uomo con la barba? Che è? Perché non è uguale a mia madre? Perché non ho due mamme? E ho questo esatto. uomo che non so cosa faccia. Vedi come già eri avanti rispetto a tutto quanto il discorso di famiglia arcobaleno <ride> Certo, cioè, comunque avresti voluto due mamme. Ma no, perché non te lo... Comunque è vero che con i bambini nei primi anni il papà non... Poi adesso, adesso, perché nel mio caso mia mamma faceva l'insegnante, quindi era più facile per me vederla a casa. Eh Ma certo. Ovviamente c'erano... Noi siamo dell'87, era più facile che il papà fosse la lavoro Ma lavorare. sì, beh chiaramente insomma, succedeva magari più spesso che il papà lavorasse la mamma meno crescesse i figli eccetera però appunto quel problema lì del, della laurea e il fatto del fatto di una laurea e poi lavora non è più così perché c'è tantissima gente che la laurea non la prende e lavora benissimo lo stesso Tair <ride> noi sappiamo che tu hai iniziato a lavorare praticamente a nove anni già lavorai come è che ah, si Io lavoretti a 13 primo mm -hmm. diciamo contratto a 16 primo contratto a 16 di che si trattava? Giocavi nella Lazio. No, il primo no, contratto no, no, ero no, mezzala dentro un'etichetta, un'etichetta ah. discografica. Facevo parte della de cosa video di tutti mm -hmm. quelli che facevano i video. Cioè tu a 16 anni ti sei trovato all'ultimo piano di un palazzo di vetro con, il, con quello dell'etichetta con i sigari. Ah, faremo grande musica. <ride> esatto. Con questa... anche la figura del discografico <ride> si è un pochino cambiata esatto. negli ultimi anni. credo. Questa Mariah Carey è proprio forte. <ride> At, era Tommy uh, Motto, sì, esatto, la che che era il marito, marito. Esatto. cercavano un videomaker. Io ancora andavo a scuola, al liceo, al mio primo anno di liceo a 16 anni. <ride> <La> <ride> e, e poi tra i provini. La ah, professoressa si chiamava me. signor Taino, <ride> Esatto <ride> dottor Hussein. Senti, ma hai mai avuto il rimpianto di non esserti laureato? Non potete vedere, la, non sua potete faccia, vedere ma... la sua faccia, ma immaginatela mentre si riflette nei nostri occhi. Ho avuto il rimpianto di aver fatto anche quell'anno di scuola. <ride> Vabbè, però almeno riesce a mettere la firma sul contratto. Sì, Se no, sì. ti chiedono di fare una X. Esatto. Tahir, hai comunque, fatto di nuovo un io tondo. Io sono diplomato, sono ragionier. Tahir, <ride> che bello, person... <ride> sono effettivamente un ragioniero. No, ragionier fantozzi, il ragionier Hussein. <ride> Tahir era riuscito a preparare un piano geniale per svegliarsi alle 11 di mattina, esatto. raggiungere Sfera e basta Sveglia alle 12, colazione con Monster ghiacciata Pina, passami la Monster, esatto, codeina sul sapore di Monster stiamo citando la sveglia di Fantozzi Tahir, poi eh, lo so, lo so lo sappiamo che lo sai, le cose belle le sai eh, Carmelo sì. Quando hai iniziato a lavorare? Eh, penso 13-15 anni, piccole cose, anche aiuti in cantiere eccetera ma Scusa, non abbiamo sentito bene no. sì. Aiuti in cantiere? Sì, Cos'è questa storia, storia dalla classe operaia va in paradiso? <ride> Io vi evito le storie lunghe Avevo la fidanzatina che, che, che voleva il primo telefonino a colori Che uscì un Siemens e ebbi questa geniale idea di andare a svuotare i secchi di calcinacci per comprare il primo telefonino Madonna, a che cosa romantica bellissimo, però. Oh, bellissimo. L'ho nascosto anche ai miei, infatti, dicevo, speriamo che non vedano questo. Io mi facevo mi, mi lavavo da solo i vestiti per non dire che hai fatto, oggi sono andato a lavorare. <ride> ma scusa, ma chi è ah, il datore di cucciolone lavoro? Un totale. Ma chi era il datore di lavoro che ti ha accettato quando ti ha visto <ride> tipo uscito da, da un era libro un di Dickens? Italia. Era un'altra Italia. Era un l'unico un... <ride> che parlava italiano. Era il Regno d'Italia. Esatto. esatto. <ride> E poi invece il lavoro qualificato, il primo, verso i 15 anni, diciamo, grazie all'alberghiero, sono andato, ho fatto uno, uno scatto e sono andato a, a sgusciare gamberetti, a pelare le patate, questa Beh, roba, va, questa è tutta un'altra cosa. <ride> Ma e invece, invece, tu la paghetta la prendevi da piccolo? Sì, 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 la prendevo. Per quali mansioni? <ride> mi ricordo assolutamente. Comunque, non era giustificata perché non credo che me la meritassi, no? Che facevo per meritare la paghetta? Beh, in sì, si svuota la lav lavapiatti, sì. si tiene pulita la camera. Vabbè, ma è il primo vero reddito di cittadinanza. La paghetta, certo. ragazzi, Quanto era, quant era? Non me lo ricordo assolutamente. Io 5.000 la settimana, e well, poi mio padre, settimana. mio padre mi fotte dicendo ora passiamo a 20.000 al mese. E io ho pensato che fosse un buono. <ride> E qua <ride> si vede l'uomo di banca. Infatti, il mio, il mio progetto a 11 anni era comprare mini 4VD per sempre: che te ne ah, okay. erano le macchine? certo ce l'avevo anch'io. Bravo, bravo. Ce l'avevamo noi, noi anziani. Erano eh, eh. Io, guarda. Credo che ci aggirassimo più o meno sulle stesse cifre, <ride> bah, io, proprio perché però ti danno questi paghetti in epoca in cui tu i soldi non è che sai bene come spenderli, credo ci comprassi qualche figurina. Qualche giornaletto. Esatto, ti avanzavano 4.000 lire che io andavo al bar, li cambiavo, mi davano 8 gettoni da 500 lire e me li giocavo a Metal Slug. Eh, certo. certo, io non avevo le palle di giocare in sala giochi, ma hai avuto il coraggio per farli. guardavo quelli grandi e commentavo, da qui la mia passione per il commento in generale. Ah, <ride> io non avevo il coraggio di mezzo la presenza. Deve avere la gente che mi guarda mentre muoio dopo mezzo ah, okay. livello, ormai... eri, la, eri la giallappa Band dei giocatori di flip. Esatto, e compravo le caramelle all'oratorio di Sant'Ambrogio, a 10 lire l'una. Non sto scherzando: 10 lire cioè, fino agli anni 90. 10 lire ti davano una piccola caramella, spacchettavano un pacchetto aribo. Mm. E eh, tutto legalmente, ovviamente, okay. nel nome di Cristo. Certo. E eh, ti davano una caramella 10, eh, servita su un fazzoletto di casa 10 lire non esisteva neanche la, la, la moneta. Perché, perché tu cosa... avevi 50 lire e ne compravi 5. Ah, certo. Ah va bene, ok no pensavo ti dessero il resto Poi di 40 no, lire se non riuscivi a comprare Se un bimbo aveva solo 10 lire Era una storia <ride> tipo quella di Carmelo Esatto, poi sono belli invece i lavori Che vuoi fare da piccolo perché vuoi sempre fare L'astronauta E senza avere la minima idea di cosa questo Possa comportare, cioè sette lauree Una preparazione <ride> esatto. fisica da marine sì. e, devi, e non hai idea di questa cosa Però ti piace il... Tra l'altro volevamo fare un saluto a Parmitano L'astronauta eh, di Partinico Mi pare, no di vi... Paterno, Di paterno. paterno no, non diciamo. eh, pa sì, scusa, giusto? <ride> eh beh, esatto, gli altri gli astronauti altri del che web. A eh, mi ha fatto molto ridere quando qualche mese fa ha detto: eh, Ah, ma noi del Covid lo sapevamo benissimo, da mesi che sarebbe arrivato. E hanno detto: Come? Eh, Co no, come no, scusate, scusate, no, no, <ride> no, no, volevo dire, lo che... spazio si vede meglio, scusate. esatto. No. Sì, C'è stato un problema. Nella passato inosservato però mi aveva fatto ridere. No, io volevo fare, tu volevi fare cosa da piccolo, proprio il tuo sogno. Eh, volevo fare a un certo punto il prestigiatore. Ero convinto di voler fare il prestigiatore. E perché aveva, lo zio ti aveva regalato la cassetta dei giochi magici sì, cose sì. così. Bravo, bravo, le robe lì a Natale. A un certo punto il chimico perché mi venne regalato la cosettina. Poi volevo fare l'elettricista. Perché mi venne regalato anche lì il giochino, ti ricordi? Che, cioè, che ti facevi er... il circuito elettrico. Certo, certo. Io ero vittima del mercato Totalmente Come non mai. Vittima. Cioè, ero veramente uno schiavo delle lobby. E, e poi a un certo punto mi fissai però che volevo fare il musicista. Tanto è vero che mia mamma mi ha ricordato che mi regalarono tipo una batteria piccola di quelle giocattoli. Io iniziai a. e mi ero anche dimenticato di questa cosa. E, e poi, però, ti dico la verità, ho sempre voluto fare il comico ah, per sì. qualche ragione. Cioè, ho sempre. perché vedevo i programmi comici e volevo farlo anche io. E, e quindi, eh, da lì ho iniziato eh. a fare le imitazioni in classe, che sono il modo in cui. Ogni comico comincia. Ho iniziato io, David Letterman, Gisciapelle, <ride> <David> <ride> tutti quanti a fare le imitazioni <ride> in classe dei professori. Io tu che lavoro volevi fare? Eh, cioè, sicuramente qualcosa di sportivo Sicuramente volevo diventare il più grande tennista di tutti i tempi Ah no, io ho sempre stata una pippa in tutti gli sport Mai voluto fare lo sportivo una io, cosa quello, io poi volevo da piccolo essere Roberto Baggio nel 94 Cioè non volevo diventare un calciatore Volevo essere io il codino <ride> Volevi entrare in un, sì. in un buco nero e tipo, sbagliare... Il giorno della marmotta. Esatto, essere... sbagliare il rigore No, volevo fare il calciatore e Poi a un certo punto ho iniziato a pensare Voglio fare l'avvocato o il medico A seconda di quello che mi diceva mia zia Mentre mi portava a prendere il regalo Ah, okay. ma, ma perché non vuoi fare il medico? Sì, 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 voglio fare il medico, voglio quelle scarpe anche. E voglio la... il laser combat. Un anno dopo voglio fare l'avvocato, poi inizio a cambiare voce e a dire no, mi piacerebbe fare cose di scrivere. <ride> e poi alla fine anch'io inizio a pensare mi piacerebbe lavorare nel mondo della comicità. E prima pensavo come autore poi ho detto sai che c'è, non c'è nulla di più frustrante sulla faccia della Terra, voglio andare sul palco. <ride> Ed è giusto, ed è, poi ah, è proprio la verità. Eh beh, sì, anche perché è talmente tanto bello esibirsi sul palco che poi quando te lo tolgono fai podcast. Molto semplicemente. <ride> e allora, però c'è un problema, cioè che probabilmente nel futuro la maggior parte dei lavori che conosciamo non esisteranno più, perché l'automazione porterà... Ah, dici, che sta succedendo. Eh, <ride> direi che è già sotto i nostri occhi, cioè l'automazione porterà alla perdita di tantissimi posti di lavoro, cioè già ci sono, io ho letto un articolo molto interessante, cioè... Una parte del porto di Rotterdam che è completamente automatizzata e molti stabilimenti Mercedes in cui lavorano soltanto i robot. Quindi prima c'avevi mille operai, adesso c'hai quattro persone che controllano 12 robot. Non lo so, cosa porta però. Questo cosa succede? Un sacco di gioia negli esseri umani che così possono vivere le loro esperienze sociali. Non facendo. Sì. Io penso che porti la, 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 boh, da una parte porterà il male, e dall'altra porterà anche del bene, nel senso. Beh, insomma, no. sapere che alcuni lavori meccanici che probabilmente addormentano anche, no, la, 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 anche soltanto il pensiero intellettivo, saranno fatti da una macchina. Sicuramente è meglio. Però, poi, che succede a tutte quelle persone dove vanno? Cioè, esiste, c'è bisogno anche di tutti no? i podcast, esatto. Faranno, faremo tutti quanti i podcast. Tutti. Allora, c'è questa teoria del reddito universale. Cosa succede quando le aziende guadagnano un botto di soldi perché non devono più pagare operai, non ci sono più sindacati, non ci sono più ferie lavorano solo i robot 24 ore su 24? Le aziende fanno dei profitti mostruosi, cioè stellari e teoricamente queste aziende dovrebbero essere ipertassate. Quindi i governi le tasseranno tantissimo e loro redistribuiranno questo surplus di guadagni che avranno alla popolazione dei paesi nei quali pagano le tasse. A me viene molto da ridere pensando a questa cosa. Certo perché sai chi è la persona che se ne occupa in Irlanda dove hanno sede gran parte sì. di queste? È un elfo irlandese. Esattamente. Che... Very, you must be very proud to be here in Ireland with you us. You have just 2% of taxes on your national income. And what is your name? Mark Zuckerberg. Oh, that's okay. Nice now you're going to give money to the Irish people uh, because you pay 4% of taxes. And money, not potatoes, as somebody did in the past. As somebody did, è molto difficile immaginare che questo avverrà. Eppure ci credono in tanti: tipo chi? <ride> eh, credo gli stessi, che, gli stessi Che poi chiamano le aziende Nei loro paesi mettendo la tassazione al 2% Credo eh. che sia quello um, Però appunto Ci sono tanti lavori che si perderanno Tutti quelli che diciamo richiedono un'automazione Quindi certo, il beh, cassiere, del supermercato Il casellante, è... gli stessi operai beh, Il casellante che ci sia ancora è incredibile eh, Eppure, eppure c'è C'è un lavoro diverso diver cioè Io vado sempre dalla persona umana Mm -hmm. Quando posso, al casello, non, non, mi, ma... non vai mai nella. No, mi piace molto più andare alla a parte che è più veloce andare dall'essere umano. E poi non mi piace la vocina al. al... Vocina... Eh, esatto. E sempre io penso che in tutta Italia tutti quanti dicano: Ma vai a cagare. È vero, sì. <ride> perché... Ma non si sa perché. Perché hai pagato. Perché ah. hai appena dato dei soldi e ti tira ah, il okay. culo. Se tu, quindi mi viene da pensare che se potessi farlo in un negozio, che la signora, arrivederci, sì. ma vai a cagare stronza, lo faresti. <ride> Però essendo una macchina, ti permette. Tutti in Italia dicono vai a fare in culo. Senz'altro. Io vado sempre dall'essere umano. Ma quanto, è bello, quanto era bello sentire i nonni o, o, o persone, diciamo, della loro età che ci parlano di lavori che non ci sono più, perché ah. ovviamente i lavori piano piano si piano perdono. Piano piano si perdono. Eh, perché quando eravamo più con noi c'era lo stagnino, stagnino. <ride> oh. Lo stagnino, che poi che cosa faceva? Lo stagnino era quello che andava a prendere lo sta, lo sa Carmelo. Questo lo stagnino, che lavoro era? Lo sta no, no, giuro, non lo so. Mi viene in mente lo stagnaro. Lo stagnaro, lo, stagnino, lo stagnaro o lo stagnino? Lo stagnaro è l'idraulico? Lo stagnaro, no, non è l'idraulico. Sì, è, è l'idraulico, ma non può essere. Ma l'ha fatto per dieci anni. Lascia l'idraulico, no, allora ok, a posto, <ride> va bene. Beh, Beh, lo, lavori, spazzacamino. lo spazzacamino. Lo spazzacamino. Il cui unico ricordo è Dick Van Dyke in uh, Mary Poppins. Certo. L'ultimo spazzacamino. Spazza, L'ultimo. il re. Chi è che ha problemi nella canna a fumare oggi e deve chiamare uno spazzacamino. Nessuno, non c'è più. No, c'è tutto il discorso del, del magico mondo dell'internet. Sì, che non so se ne hai sentito parlare, ma da qualche anno l'internet è un po', diciamo, eh, il, il nuovo territorio di conquista anche per i lavori di ogni genere, no? Quali sono i lavori più divertenti? Ah, ma ah, aspetta, il lavoro più divertente in assoluto per me che esiste su internet è, la è fatto dalle persone che devono. Penso, tradurre, sono tipo gli, gli, sai quando ti c'è la fregatura su Facebook? Ciao, sono Ileni a Napoli. Sì. Ho, ho una foto profilo attivata da 25 minuti. Mm -hmm. eh, sono solo a casa. Tu apri il messaggio e poi da lì parte la solita trafila. Ho voglia di, di, di sesso, ho voglia di farlo con te in cam. Eh, ta ta ta, e poi ti inculano, sì. ti mandano lì dietro. C'è una persona. Di certo. solito o in Nigeria o in altri posti, sì, sì, che sì, deve, vedere, Europa, praticamente, certo. è un andrologo. Free, che controlla i testicoli di persone anziane che non sanno usare eh, internet in modo che ogni volta ah fratello, ti ha devo vedere palle di sessantenni italiani che poi scriveranno un post su Facebook dicendo c'è una persona che mi ha fregato, è già partita la denuncia alla polizia postale. Non aprite il video se esce, quella persona è già stata arrestata. Io esatto. amo sempre citare Maurizio Mosca. E quello per me è il lavoro su internet più divertente del mondo, cioè adescare italiani che non sanno usare internet anche perché sono sempre mh, si danno il cambio, lo sai? che si danno il cambio perché sono cioè, non è mai la stessa persona che parla con la stessa persona descata per mesi. Cioè, tu ti fingi di essere Jenny, Jenny 96 e invece sei una serie di appunto, professionisti bulgari, nigeriani, eccetera <ride> che si danno il cambio e anche io un pochino mi immagino. Ti ha nah. di l'altro giorno ho visto poveraccio uno che secondo me si deve fare controllare c'ha le palle troppo una grossa grossa una piccola Una pic troppo piccola. Ci ai alle parti genitali. <ride> <ride> Tanto ovviamente non possiamo non citare chi ultimamente ha fatto grande scalpore facendosi fregare da una situazione di phishing, che è Corrado Augias, sì. il Mom. quale con grandissima eh, autenticità semplicemente ha semplicemente ricevuto una mail di, di phishing. E ha fatto un appunto un pezzo su questa cosa, risposta a una lettera di un, di un lettore indirizzata a lui, dicendo che era stato vittima di questa cosa, però non aveva capito che era phishing e si scagliava contro eh, diciamo lo stile utilizzato da questa presunta agenzia, di, di questa azienda di, di, di elettricità, eh, la quale secondo lui scriveva molto male perché c'era scritto: Abbiamo controllato il suo con te, dovrebbe darci la sua password, grazie per la sua disponibilità. E lui dice anche certo alla francese, però la cosa che mi ha sconvolto è <ride> Certo, che ha sconvolto tutti. E facciamo un saluto a chi il suo lavoro avrebbe dovuto farlo meglio. È chi revisiona i pezzi un a mimo, Repubblica. Cioè. Perché, un minimo cioè, eh. Dai. Adesso va bene che i mostri sacri O i dinosauri Come dir si voglia gente di cultura infinita Possa scrivere e andare direttamente sul giornale Però forse un'occhiatina Almeno mentre caghi alla pagina Prima di pubblicarla Caro il mio amico editor Dagliela Perché no, Che altro mi viene in mente Cioè adesso allora uno fa Cioè ha fa tutto Un editoriale di sole bestemmie Lo manda il giornale della Repubblica ed è, ed è in tutte le edicole Ma sì si racconta I racconti erotici Di Corrado Augias Di quando si cavalzava Le studentesse <ride> Negli anni 70. <ride> Tipo Filippo Protti inizia a parlare di, di, di pubi <ride> rasati E questa voglia di rivoluzione La figa bagnata Signora no, no, ma... eh, momento, eh, momento, 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 momento Ci sarà una persona che avrà tremato nella redazione di Repubblica Immagino di sì Detto questo forse mi ha messo ancora più tristezza A vedere la reazione dei presi oh, Il vecchio coglione di Augas Ma come cazzo non c'è nessuno che controlla Che porca puttana ad averne di Corrado Augas Ancora altro, oggi no, Non è una rubrica fatta per i giovani Inter, come il discorso di detto fatto è Ma una rubrica certo. fatta, per... chissà quanti leggendolo non hanno poi controllato internet, magari over 70. È nato, vedi l'hanno fregato con l'enela. Lui va che succede a tutti, eh, che... bisogna <ride> stare attenti. ecco. io, infatti, passo a Coriandolo Energia, <ride> <ride> quelli sì che sono bravi. Sono venuti a casa mia l'altro oh. giorno, mi ha detto le cambio il piano tariffario, guardi, può farlo solo ora, 20 minuti, mi dia 300 euro cash e io ho cambiato. Oh, io ho dato, <ride> ora è... la caldaia non vale una settimana, però. No. Non capisco come mai, mi hanno detto ce li dà oggi non ce li dà più, 300 euro flat tutto l'anno, sono stato molto contento, c'era il ragazzo col tesserino in cartapesta, pesta, l'ha lasciato lì, eh, io ho no? anche fatto il caffè, simpatico, io non trovo più esatto. portafoglio in casa, Ma come però, mai? Per... Dopo che è passato lui, Ma anche la foto con la Marisa, quella con la cornice Ma chietto, non c'è più, eh? poi ho visto, usciva per strada, ha iniziato a piovere, si è dissolto sotto la pioggia. Non so come mai, non so di cosa era fatto questo signore qua. Coriandolo energia. Mi raccomando. Era Robert Pattinson in uh, come cazzo, si chiamava quel film: De... Dove De Fai dei dove... film dei vampiri come certo. si Twilight. 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 Twilight, veramente, però dalla eh, Romania. Cioè. <ride> <ride> Scherzo, si fa della facile ironia su grandi lavori, anche le grandi nuove truffe, come cambiano così, e così cosa. Senti, ma quale lavoro avresti voluto fare nelle varie età della tua vita? Uh, Oltre a quelli che mi hai detto da piccolo Allora, fino ad ora il comico è quello che mi piace di più Cioè, okay. devo dire L'altro giorno ti ho chiesto, ma c'è qualche amico Che invidi, dici, vorrei fare il suo lavoro Vorrei viaggiare come lui o lei Tahir, io invito <ride> Tahir cioè, Sinceramente, <ride> a essere nello Star System Da quando aveva 9 anni cioè, cioè, il codice ateco stampato, cioè tatuato sulla schiena lui Porca puttana eh, Io ero. già sapevo a nove anni che avrei fatto questo Cioè tu a 9 anni che ricordiamolo era il 2008 L Italia <ride> fuori agli europei quarti di finale con la Spagna era il 2008 stava per esserci la grande crisi economica e Obama ha letto tu a nove anni guardando cosa hai detto io voglio occuparmi di regia fare video quando mi hanno regalato la prima telecamerina così ho detto io voglio fare questo vedi è una storia molto bella cioè questa bella. inquadratura sfocata sì. che mi <ride> sta facendo in questo momento in cui sono tutto quanto blerrato <ride> ok Bene. Eh, giusto. No, e eh, a 30 anni, questo a 40, ancora il comico, sì. a 50. Forse, gli eh. ultimi fuochi: gli, gli ultimi, ultimi fuochi, sì, gli ultimi fuochi, cioè, farsi dire: Cazzo, no, lui era veramente forte. A 60. Campagna, bravo, mi vai in zona country, c'è cioè sì, il, ten, sì. il, il tennis. Deve esserci un orto, sì, deve esserci forse un vino, forse Benissimo. un olio, forse un vino con un tuo, però neanche un tuo nome, tipo il nome, no, il nome il del soprannome posto. che dai a no, tua no. moglie, una roba un po' così, <ride> certo. O il nome del, del polo, il torrione. E devi assaggiare, devi assaggiare qui il mio laricona è un barbera. Guarda che è una roba, la bagnataccia. Eh? <ride> La... la scassa minchia eh? <ride> sempre più arrabbiata Senti, questa scassa minchia qua eh? è buona eh, no, poi c'è anche la maro nocino quella troia eh? <ride> che... il puttanaccia e <ride> eh, ma è <mangialo>, buono assaggialo. <ride> dopo che ci si è separati <ride> esatto. ah, l'hai provato no, C'ho cioè, ma... la grappa il mi ha portato via tutto <ride> <ride> sempre di più bravo bravo Infatti... e eh, no poi è una cosa del genere e eh, ogni tanto Nell'idea, questa è un'idea tutta novecentesca, non esisterà più questa roba. Ogni tanto fai il tuo pet, torni a fare dieci minuti, venti fai il tuo pezzo di stand up, bel il tuo spettacolo che certo, va online non so altro. dove. Cioè. E adesso un vecchio rincoglionito. Esatto, e invece sai come finirà alla fiera dei prodotti regionali. Ma, ma quello non è, ma lui non Ma non... guarda, ma... ma lui Su YouTube mi ricordo di per i primi anni, i di anni dieci Chi più o meno cazzo faceva il pezzo del de, de taxi che ragazzi. andava taxi romani? Beh, che io di taxi, me ne intendo! <ride> esatto. Però una cosa del genere, sì, avere il prodotto Attenti perché? all'università all che scegliete ragazzi <ride> l'università me ne intendo e poi mi portano via con i Perché? <ride> Bellissimo, che tu fai, rifai esami 30 esatto. anni dopo, 40 anni dopo. Mi è venuto e ormai sono invecchiato. Al massimo, posso fare il preside, <ride> <ride> ma a, a Stagia che gli, che gli vogli... vuoi dire? Quel romanzo: <ride> fai un pezzo: tipo un Festival di Sanremo alla 130 edizione. Come Franco Franchi, fai una ruota per fare il e inizia a sanguinarti una gengiva in diretta Presidente, con J che ti guarda e di fa: esatto, eh, signor ma Ferrari, Fabijay che nel frattempo è diventato Amadeus. Sì, su, anche questo va sul famoso social televisivo di un'altra azienda che un'altra azienda che non nomineremo no. senz'altro qui. E, cazzo, questo, no, sì, Una cosa del genere sì, cioè, A sì, 60 no, anni quello, io, io a 75 anni av avrei voluto passare una vita da architetto, capito? Cioè, quindi per essere sì. in pensione come archistar e fare tutte le cose che hai detto. E ogni tanto essere chiamato per rifare l'auditorium, <ride> uh, esatto. in posti dove non serve a un cazzo. Sì, no, siamo, no, siamo, no, siamo allora sì. siamo nella provincia di esatto, <ride> esatto. E Abbiamo pensato di fare un auditorium, uno spazio polivalente polisportivo, La o, aperto. È terra di, di dominio dei greci. <ride> Ed è per questo che abbiamo voluto fare questo enorme tempio a forma di ghiro spita, Perché noi riteniamo che l'identità greca nella valle dei templi sia fondamentale. Per questo abbiamo questo ghiro spita in ghisa, 8 milioni di tonnellate, che si protende verso il cielo. È un richiamo agli dèi. È un richiamo agli dèi. E la fattura la mandatevi do Libra <ride> allora il presidente della regione allora, Sicilia. Allora ringraziamo l'avvocato eh, l'architetto. Scusate, a volte mi compagno sono l'assessore. Allora, allora, per festeggiare abbiamo Marcella Bella qua a cantare con noi. Con noi, allora, le nostre canzoni, ricordiamo che il sindaco non è potuto venire. non è potuto venire, non è potuto venire per quella cosa che tutti sappiamo e che non si può. Eh. Mi vado a mangiare una bella granita siciliana. <ride> da due elicotteri, <ride> riportatemi oltre lo stretto esatto, per cortesia. E Basta. direttamente nella sua baita, esatto. In alta Badia, eh sì. E, beh, sì ed è, ed è un po' il futuro che vogliamo. Da però... era a 60 anni come ti vedi, no? raga ma io se a 35 e devo ancora lavorare mi impicco. Quindi tu già sei proiettato verso quella dimensione certo. lì: Amy Winehouse, Jimi no, Hendrix, no, no, i più grandi. No, a 30 anni, io spero di smettere di lavorare. A 30 anni, smettere di. Stahir come... già crede nel reddito universale, ma il suo personale reddito certo, universale, ovviamente. i soldi che ha messo da parte. Certo. Ma eh, scusa, smetti, e cosa fai per i Ho restanti 70? Su su un attico a Trastevere un eh, tutto il giorno. e tutto il, il resto piano. che sei fai sei ho ah, lavorato 22 anni basta guarda che comunque ah, eh, questa che è, è una è. roba e questi giovani qui perché guarda che il lavoro è un mito borghese eh, è vero, un mito vero. della vecchia generazione poi cosa cazzo me ne frega effettivamente poi ti è... metti là che te frega ti adatti di continuo dici attico e la... posso chiederti questa domanda come la passi la giornata dalla sveglia all'andare a letto, un uomo che ha lavorato e si è arricchito come tu ti proietti nel futuro, cosa cazzo fai durante il giorno? Nulla. <ride> ma io perché chiedo, se no. hai delle risposte no, a no, chiare, ma infatti, una pizia il, sai bello, tutto. il bello delle nuove generazioni. Vedrò queste. il retaggio del Kashmir podcast, quindi tutti i podcast che saranno nati negli anni. Bravo, cioè, certo, esattamente. E non farà niente. Giusto, giusto, bravo. Carmela, 60 anni, c'è cioè fra due, come ti vedi? <ride> a fare jingle su una sedia a dondolo. Jingle su una sedia a dondolo? Con un banjo in mano e un fucile nell'altra? No, 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 niente, solo con la mente. Ah ok Solo la mente che dondola e che, che crea soldi Ma che... come? Ah, com Vendendo le due le, le, le sigle al TG1? Esatto, piccoli jingle, un nome così grande per il quale tu sulla sedia a dondolo ti dicono input jingle per... Per ad esempio dei prodotti in Kashmir, dei bei maglioni, e tu fai... Vuoi essere il Mogol di te stesso? Stai <ride> Quello sono solo verdi, ce non so se avete fatto caso Mogol. Ah no, non lo sapevo. Ti no, veste solo con, con maglioni verdi. Perché... E noi infatti oggi, per salutare Mogol, abbiamo voluto proprio mettere i maglioni verdi, perché abbiamo proprio voluto fare questa cosa qua. E sì, lui però lo fa perché il verde è il colore dei dollari. Esatto, <ride> va bene. È quella cosa là. Oppure il verde rame. Il verde era anche interessante, anche, anche. ma tu ti, sì, quindi ti, sarebbe piaciuto, ti piace vederti dal campo che accogli gli amici uscendo da, con gli stivali infangati di Bello. casa tua, che arrivi e sanno scusate, non ho. <ride> Scusate ma ero qui fra le melanzane, Abbiate pazienza, ma non mi prendono quest'anno, la melanzana non mi prendono Concita De Gregorio ha fatto un casino, <ride> che devi dire il cognome, però, Concita De Gregori ha fatto un casino, ha raccolto le, le carote e ne ha spezzate la metà. Vediamo, guarda, una cosa? C'è il bollito oggi, c'è il bollito. Che meraviglia, guarda. Carlo... Che ma ca beati calenda ma che beati fa il grill. <ride> Carlo, come vanno le braciole? Ah, guarda, molto bene, ho fatto questa braccioletta spettacolare <ride> Ho fatto anche la salsa barbecue fatta io Ecco, eh, il ketchup e la Coca-Cola, questa è buonissima eh? Adesso poi mi venite a dire... Questo. Eh, sì, vabbè, cose pesanti che fa lui, no, questa è buona di essere Ma... Dici, spennello sopra questa salsa barbecue che ho fatto, Però Questa alla Raggi non te la faceva mica così, eh, eh, non, voglio, eh... dire, non voglio fare polemica. Monio Vadia sta ancora dormendo, è di là che dorme. Non <ride> no, scende, no, e si alza sempre tardi la mattina, scende dicendo barzellette <ride> <ride> tutto <ride> il tempo. <ride> 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 Ascanio, Ascanio Celestini, <ride> che è gonfia le gomme della no, bici No, ecco, Ascanio dopo l'anno scorso non viene più esatto. <ride> Ascanio l'anno scorso è venuto su da noi, ha fatto una pessima figura con il Parmigiano. Non, che che bello, non so bo... cosa abbiamo descritto. Aveva credo... detto 48 mesi erano 24, <ride> e io certe cose alla mia tavola non le accetto. Vabbè, questa è la Rai 3 del 2004, praticamente. <ride> mi ha descritto che non so cosa fosse. Che è il posto in cui avremmo voluto avere del potere. Esatto. Ma questo è un mondo che non esiste più, perché oggi è tutto, è tutto su questa cosa è qua: del è web. Una, una startup. Ti ricordi? Adesso manco quello c'è cioè, troppo. Il momento della start up. Noi abbiamo avuto un'idea per una startup. Start abbiamo avuto un'idea per una startup. Si chiama quello che vuoi cioè c'è stato un momento in cui ma, non beh proprio, allora no no no, ancora... no 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 beh, no credo che ci sia ancora c'è ancora ovviamente però un po' più sarto sì, a me mi affascina molto quella roba là perché generalmente il percorso di chi inventa le startup è questo cioè vieni da una famiglia nobile una famiglia di commercianti molto ricchi del non so Emilia Romagna Pistoia Toscana così e c'è sempre racconto allora io ho passato Quattro eh, anni della mia vita a San Francisco eh, Dopo aver passato Questi quattro anni la mattina mi svegliavo Andavo a prendere questi pancake Col blueberry e mi sono Reso conto che in Italia non c'è La possibilità di prendere i pancake Col blueberry la mattina ed è per questo Che noi abbiamo inventato Mirtillo, la prima startup Che con l'Apecar vuole portare Il pancake al mirtillo in Italia O quantomeno a Pistoia io, io faccio la parte di quello che tecnicamente ha fatto tutto. Cioè, l'amico. Tu sei lo Steve la, Wozniak esatto, di Mirtillo, lo, lo storpio, <ride> che è stato in un garage in provincia di Prato per anni. Perché mentre lui stava a San Francisco, io ci ho avuto quest'idea di Mirtillo. Con la O alla svedese si è cioè, fatti sì, sì, non parlare perché non sono capace. Sì, ma adesso, basta, adesso basta, adesso basta. Ah, diciamo, lui ha messo i codici e ho messo la topa Ho visto a San Francisco <ride> tantissima, tantissima. Veramente. Grazie, sta... babbo, che mi ha mantenuto quattro anni a San Francisco. Grazie, c'è da dire che San Francisco un è famosa proprio per la topa Diciamo, vabbè, ma guarda, adesso, adesso mi stare a dire: è guarda, la guarda la città per cortesia. Cortesia. è adesso pieno di soldi. Te tu sta buono, te tu sta buono, guarda, te tu sta in garage tranquillo. Oh, <ride> <laughs> <laughs> 对<吧>，然后买东西。 E, e, poi si, e poi arriva finalmente L'apecar con il mirtillo. Cioè se tu sei una eh, coppia, diciamo una coppia di isola a Milano e la mattina ti sei svegliato un po' nervoso con la tua fidanzata, però per sistemare ti prego, amo, oh, facciamo un mirtillo. Up. Va bene, dai, Va bene, dai. Vai sul cellulare, allora. vai su mirtillo, esatto. per chiamare. Tillo forse, ricordo. Tillo, Tillo, Tillo è molto bello. Tillo. Eh, ti sei iscritto, hai fatto tutte le tue belle cose e a che prezzo ti arriva una vaschetta di... Cose con i pancake e i mirtilli oppure 20... ti arriva tutto per fare i pancake a casa? Esatto, il nostro pancake scomposto: 28,99 euro per una vaschetta con 6 mirtilli sopra, colti a mano dal ragazzo di Pistoia. E eh, l'equivalente: esatto, sì, quello che serve, 3 uova eh, dello zucchero a velo. 28,99 euro, tillo a casa tua. Quante ce ne sono e quante ce ne sono state? Beh, c'era anche quella delle fragole. Non so se era una start-up quella delle fragole. Eh vedi, allora forse l'idea viene da lì Eh no, forse eh, Ti ricordi che quest'estate hanno mezzo Non arrestato cose Ragola, genere? come si chiamava? Quello milanese bocconiano Figlio di No, di dov'era? Siciliano, Siciliano, Siciliano Bocconiano, bocconiano. Possiamo è Alberto Genovese Possiamo chiaro. dire che la, la Bocconi è è, un, cioè è una bomba ed è l'università più importante. È... Di che, ma devi avere una parte. Come Hogwarts, forse ha una delle, delle tre squadre. In sì. cui se finisci in quella sbagliata, poi impari solo a diventare un assassino <ride> del mercato. Eh, non lo so bene come è funziona. Un po un po si può. Perché scusa, questo qua l'hanno arrestato che aveva fatto così Semplicemente sfruttava gli immigrati per raccogliere le fragole. vedi, ma guarda un po'. Con che eleganza e adottamento. Ed un'idea bocconiana, ma ci sembra che purtroppo sia. Venga da, da, diciamo, dal passato. Però oggi c'è la rivincita dell'ortofrutta. Attenzione! Perché certo. in un mondo in cui per stare in ufficio non ti pagano un cazzo, vieni sfruttato, e non c'è garanzia di lavorare con la laurea che hai preso faticando, tanta gente dice: giustamente: sapete che c'è? Andatevene a fanculo. Noi apriamo un'azienda agricola che sono sempre di più. Sai che il settore agricolo è in espansione in Italia, ha fattura tantissime. Sì, beh, settore più. primario. Ed è una figata. È una figata perché si rivaluta un mestiere che dice: Oh, che cazzo, è il contadino! Invece no, perché sei un imprenditore. Allora, la Toscana esporta Barbabietole, eh... <ride> Is <laughs> it? Uh, Prof, non mi ricordo, ai confini a nord della Toscana <ride> sono Emilia Romagna, la Liguria e. non mi ricordo. Barbabietole di sicurezza credo. è vero che sì, in Italia tutte le volte che facevi il cartellone sull'Italia, no? facevi il cartellone sulla Lombardia, ti ricordi? No, i cartelloni, abbiamo fatto il cartellone così. E c'era sempre cosa produce la barbabietola da zucchero, che è certo. il segreto del pil italiano. Io non ne ho mai vista una nella neanche, mia vita, neanche non so neanche non come è so per dire quanto siamo decisi perché deficienti. non sei mai stato da noi su a vedere quante barbabietole ci abbiamo, esatto. Roberto Vecchioni è sempre lì, eh? <ride> E però, però mi piace pensare che anche un po' si porti in realtà la retorica aziendale nelle aziende agricole perché comunque poi tutto quanto noi, immagino. Allora, guarda, oggi non abbiamo raggiunto il break even con le melanzane, <ride> guarda, veramente ho oh, le mucche che mi sono in under production. Mi sa che ci devo far parlare quelli di Deloitte perché proprio non mi stanno andando bene le mucche recentemente. Lo sai. Gli, devo dare, gli devo dare un po' di motivation, guarda, veramente, speriamo che ci facciano una consulenza di quelle lì loro 8 milioni di euro speriamo che le convincono a far più latte davvero <ride> eh, però si sì, vabbè app tutte cose anche tante idee geniali non c'è cioè, come si chiamano quelli che ti mandavano a casa un cassettone pieno di verdura a casa mi sa che tu ne usufruivi come no te. cioè vabbè ci sono tanti gruppi sono in gruppi di acquisto sì come no no, no cioè, ce, ne sono, ce ne sono tantissimi no no ma guarda lo trovo un ottimo modo carmelo no ma vi ricordate nel 2017 si incontravano le persone che lavoro fai imprenditore e che cosa fai Faccio le magliette, mi sono disegnato la mela su questa maglietta. Quanti ne avete incontrati voi che, che facevano le magliette nel 2017? Ah sì sì sì, un botto di gente. Beh sì, un po' di ma non così tanti però. Quanti ne hai incontrati? Sei andato ma... a una no, sei vabbè, andato dai. alla fiera di chi Guarda, si fa le magliette? Almeno 6-7 sconosciuti si sono presentati così in quell'anno. Sì. Sì, sì? Ho Infatti, fatto le mie magliette. Uno l'ho indovinato, ci è rimasto, mi ha detto, cosa fai? È un imprenditore, ah, quella maglietta? Sì, ma come fai a saperlo? Beh, Beh, è ora che le facciamo anche noi e queste magliette. Sì. Tling, tling, tling. Ne parleremo più avanti. Poi ci sono lavori che stanno sparendo per questioni tecnologiche e qualcuno non è molto d'accordo. Vero persone con una licenza di trasporto pubblico che girate in macchine bianche a Roma, nelle varie città italiane. È vero, con una scritta sopra con scritto quattro lettere di cui una non del nostro alfabeto, dove la devo lasciare. Guardi, mi può lasciare per cortesia a. Vorrei andare semplicemente a uh, due chilometri e mezzo da qui. Le dispiace questo fatto? Non è un problema, le spiace se ne facciamo sette e mezzo invece. E no, veramente ne dovrei fare due, due e mezzo, semplicemente. Va bene, chiudiamo a 15: <ride> no, 15 ma e aspe aspetti, aspetti un momento. Gli oh, come... ho già detto che gli immigrati devono bruciare a pestare. No, 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 gradirei non saperlo. Guardi, okay, la ringrazio. No, perché sugli ebrei invece avrei un altro No, 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 guardi, la ringrazio, scendo qui. A lei eh... le piace a Fregna oppure gli devo dire No, solo... non si preoccupi, guardi, aspetti, la ringrazio, scendo. Allora, <ride> no, adesso sfatiamo questo mio. Allora, io devo dire tu. No, perché ti... sfatiamo? No, non è vero. no, allora, Io, i tassisti giovani che incontro sono dei fighi Perché la allora, gente che è sa vero. quello che sta giovani facendo. Under... Sì. Under... Trent... Under 3, under 35 Se <ride> sì, è vero eh, che dai 35 ai 40 sale, eh, sale quella roba là No però devo dire che sono dei grandi Perché sanno quello che stanno facendo Hanno delle richieste assolutamente legittime Perché non è neanche giusto che arrivi una multinazionale in Italia E faccia le leggi come cazzo gli pare Tuttavia, tuttavia, forse qualcosina dobbiamo rivedere. Eh beh, non so se è il governo che deve farlo nelle licenze, in quello che gli dà. Io non lo so, ma se il mercato ha reagito così tanto rispetto al trasporto a pagamento, in ogni eh, oh, sua forma, fra Uber, ehm, monopattini. Sharing, cose, cazzi, tutta, forse due domande te le potresti anche fare, eh, caro mio sì. capo dei taxi, che non so chi sia. Eh, Forse sì. Esiste il gran capo dei taxi. Credo sia il dottor Giuliano Samarcanda, <ride> Che è un signore che sta in un ufficio a Roma. No, questo non lo so. Però è vero e non credo che la risposta sia mi venne detto, devo pagare tipo, non so, 11 euro. Ne avevo 50 e il tassista mi disse, Che sei salito per cambiare i soldi. <ride> Ringrazio molto, è stato un piacere viaggiare con lei. Eh, guarda, fa quasi pari pari. Una volta io ho fatto un rifornimento a una pompa di benzina, avevo solo 3 euro. Uh -huh. Il team ha detto, Io per meno dei 5, manco tiro fuori la pompa. Ah È come Giulia dell'Ellis che <ride> dice: Io cazzi. per meno dei 200, mila euro non marzo dall'età mattina, non me metto il topexen. No, ma eh, lo so, eh, lì qualcosina, qualcosina dobbiamo un po' rivedere probabilmente. Forse in questo sì. sistema, diciamo poi che... è ovvio che il sistema è folle delle cose, ci sono tante robe. Eh, eh, ma che... quando si tratta di monopolio, il rischio è sempre il che poi è sempre il mercato modo. reagisca e... Cioè. e faccia provi a metterti in difficoltà. Infatti, anche vedi esterno. i prossimi suoi tabaccai uguale. Non mi tocca il tabaccaio Sti denti come Anna Magnani Non mi sbianca i denti <ride> Ho messo una vita a farmi rivenire il giallo Ho messo 200 stecche di sigarette Invece avevo pensato alla soluzione finalmente per Roma Arriva un ragazzo Allora io ho passato 4 anni a San Francisco E ho visto che la città era una città pulita San Francisco è una città pulita Per questo ho pensato a um, Questa startup che si chiama Tura La prima startup <ride> che si occupa Di spazzatura a Roma Noi abbiamo dei camion che praticamente passano di fronte i cassonetti <ride> e li liberano dell'immondizia prende lui inventa l'ama cioè molto semplicemente inventa un'ama che funziona e in Sicilia è uguale ma si chiama Turi e lo fa tutta una persona sola <ride> che si chiama salvatore Tore. Tore, celle, Che c'è la spazzatura ah. e, <ride> um, e quindi però allora il poi, sì. oggi poi siamo tutti artisti oggi grazie a instagram beh dai ti considero un artista No, no. però no, hai fatto bravo, un cenno come salve, dire, creativo, come, bravo, dire creativo, che, bravo, come dire senti percepisci questo problema sì purtroppo molto forte cioè tell us something more about it cioè che la cosa che ha detto Carmello, in realtà mm -hmm. io la vedo molto più presente adesso cioè in realtà dal 2020 è che voi fate ah voglio aprire sto brand le magliette eco eh, sostenibili che però so pure lo sai utili nel quotidiano quindi tipo una zip sotto la suola della scarpa <ride> Beh, e se, non spacci, è una cosa se spacci, non è una, una stronzata. Una zip sotto la, la sua della se scarpa, a cosa ti... doveva servire? Non lo so. È per nascondere che aiuta nel quotidiano. Vabbè, se pizza mezzi, se, se voi ci voi nascondi voi. la droga il e poi il su carabiniere ti tira sulla scarpa, e questa che cos'è? Che dobbiamo fare, ah, questa zippa? La apre <ride> e invece dentro c'è dell'onestissima. C'è un cazzo. <ride> Ma... Siamo un po' tutti artisti, beh, sì, cioè, perché, abbiamo, perché i social tendono a farti avere un pubblico che può essere enorme o ristretto, e quindi a quel pubblico tu parli. E normalmente le persone, il pubblico, una volta ce l'avevano, ce l'avevano al bar, cioè al dal bar, sì, sì, barbiere. Uh, non, non mi vengono in mente in famiglia, soprattutto in famiglia. Sì, è che oggi siamo tutti un po' conduttori televisivi del programma sulla nostra vita, no? Nel senso, eh, sì, c'è questa roba. E, e ci parli. fai poi anche i soldi, quindi lo trasformi in un lavoro. Esatto, però mi colpisce perché una volta un, un ragazzo mi ha fermato per strada e mi ha chiesto una foto, ho detto eh, volentieri facciamo una foto e poi ho Allora ragazzi oggi siamo qui con Edoardo Ferrario, eccoci qui ragazzi, allora esami, esami la serie... Ma con chi stai parlando? Cioè a chi ti stai rivolgendo in questo momento? E non si è accorto che era Siegfried Ranucci. <ride> <ride> non <ti ride> realtà... ne sei accorto. E c'è un ragazzo che diciamo ecco, ha i suoi bei business, siamo andati a intervistare e non ci ha risposto, è scappato... Eh, vado a fare banca piana. Eh, però, effettivamente, sì, è un mondo in cui è molto facile sentirsi artisti. Eh, perché, no, davvero, li, i social ti danno l'illusione di poter parlare a molte più persone di quante poi realmente ti ascoltano. Io sono un grande fan dei contenuti sponsorizzati di musica. Di... Pagine o account che hanno Meno di 800 follower mm -hmm, Cioè certo. tipo metal eh, Gente che si filma e fa lezioni di batteria Ah sì sì bellissimo eh, sì. 46 persone Sfogo di sessualità repressa che all'improvviso diventa Voglio diventare un cantante E hai 40.000 follower indiani <ride> Questo sì, sì, anche Chissà se bello. in India in Pakistan si fa ironia sulla quantità di follower che di lavoro si fanno comprare. Che bello. Cioè, se fra di loro si commentano: tipo dicendo: Oh, lo guarda, <ride> no, oh, oh. Sì, non sì, che sì. abbia mai comprato dei follower. Però mi immagino che comunque ci sarà della comicità su questa cosa. This perché this, in non so. <laughs> I just listened to famoso Z's album Attendant Lacat. Like it. it was better than. We're all my friends and I were all fans of Disparità, basta. No, che penso sia <ride> l'unico che non si è comprato un follower nella storia, vero Daher? Giusto. Um, quando quando invece Allora, perché oggi si parla vabbè dei Rider? Questo lavoro, questi rider. Ne abbiamo già parlato in realtà dei rider. Sì, di ride, ma possiamo parlare all'infinito, nel senso che quella è una cosa, è, è proprio strano, anche come stanno, si sta investendo sui vari giornali per far passare l'idea che fare rider sia un business. Let's go very cool, tipo come andare a fare il surfista in California e aprire un <ride> ciringhito no, Beh, fare il rider. Yeah. Mi insospettisce sempre un po' questi profili che vengono fuori di gente che proprio dice "Ferma, fateci fare i rider, è un lavoro meraviglioso! Fatturiamo 8000 rupie al mese". Cioè, mi sembra un po' strano, no? un po' sospetto. Beh. Questi profili che, di persone che non, non esistono, che sì, sranamente... soprattutto quando poi vedi: io non chiamo mai, 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 rider. Non mi capito, cioè, faccio io rider Beh, di me stesso. Si ogni tanto, mai, mai, non li mai. 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 Io non ho Bravo. un account su Deliveroo, non ne ho per Così però mi piace andare in moto. E... Guarda che è un atto molto... È bravo perché comunque è un atto capitalista. Oggi poi si è, si è spostata tutta quanta la, 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 la... non si capisce molto bene no? chi è il, dalla parte giusta alla parte certo. sbagliata. Negli no? anni 60 no? c'era cioè, il proprietario della fabbrica, gli operai. Oggi tu che chiami un hamburger a casa stai facendo un gesto che è di fortissimo capitalismo. Mm -mm. Allo stesso tempo stai dando da lavorare a una persona che ne ha bisogno. È infatti ambigua. Dov'è il giusto? Diciamo che quando si fanno questi articoli ogni tanto buttare un occhio anche chi sono i rider. L'altro giorno mi è capitato di vedere un... Che avrà avuto più di 50 anni faceva rider, e mi ha fatto strano. Perché vuol dire che probabilmente aveva facevo... un lavoro prima certo, certo. e l'ha Perso Forse. Diciamo, mi, mi ha fatto un po' strano, quindi sarebbe bello che ogni tanto sui giornali uscissero. Anche queste storie. Oltre a chi dice: Guarda, pilotavo gli aeroplani, caccia sulle esatto. porte aerei. Ma ho mollato perché non è un lavoro figo. Adesso pedalo come un pirla. Eh no ma guarda che ne escono però in realtà, cioè se ne parla molto del se fatto che parla, alla fine, sì. no ma queste aziende non hanno alcun tipo di regolamentazione, a parte in generale appunto, poi alla fine ci sono 4-5 aziende che decidono tutto, ma in particolare i rider, in particolare in Italia, sono in una condizione di assoluta precarietà, per esempio mi ha scritto un ragazzo che da... in Francia è molto diversa la, 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 sì. la tutela che viene data ai rider, sì sì, perché hanno, hanno delle tutele molto maggiori, guadagnano molto di più, non so se ci potete confermare che ci ascolta questa, questa notizia. Per me lo se... facciano di sì. Sì, sì, confermo, Lione. ma viene utilizzato molto meno. Eh. No. Viene utilizzato meno? Molto meno, non è così... Perché diffuso. i francesi amano molto più passeggiare. Eh. No, qual è il motivo per cui viene utilizzato? Meno? Ma intanto perché le, il cibo, la ristorazione costa molto di più se parliamo di, mm. di Francia-Germania. e mm -hmm. Quindi è già un lusso che fai il sabato, mentre per noi il panino a casa da, da 5 euro o il, la pizza... Il saltaglio sono cose più comuni, questo è, vero, questo è vero. Ci sono un sacco di lavori adesso. Parliamo di influencer così. Io sono rimasto colpito una volta che ho scoperto che esistono le armadiste, gli armadisti da influencer, cioè c'è l'influencer e poi c'è una persona che di lavoro sistema l'armadio, ma non di lavoro per finta. Cioè, follower su follower, è proprio un lavoro riordinare il, tipo lavoro. il garagista per gli Emiri, il falconiere. De... Ma tra l'altro tutte queste influencer che vanno a Dubai In questo momento dell'anno Fanno anche un altro lavoro? Ma stai scherzando? No, no. loro fanno, vanno ah. a Dubai Chiamate dal comune di Dubai Cioè la proloco di Dubai Che le chiama e dice Allora noi abbiamo difficoltà a far conoscere Dubai nel <ride> È una meta turistica che in qualche modo vogliamo, vogliamo sponsorizzare, spingere. vogliamo spingere Posso Abbiamo... dire un po' la meta sarà il nuovo eh, rinascimento, l'Arabia Dubai come idea Questa è un'idea mia, è segnale perché non sì. è mai. Ci chiamano la barbagia della penisola arabica. Cioè, purtroppo noi ci sono tante cose belle, e però si parla sempre dello Yemen. Eh, per dire. Ecco, e quindi, e quindi, alla fine, cosa abbiamo pensato di fare? Di chiamare eh, un influencer. Una, non una. Quasi tutte, quasi tutte, farle venire qui per far conoscere il puzzone di Dubai, <ride> che è il nostro formaggio di pecora, 100% dop. Ci è appena stato riconosciuto il presidio Slow Food, e vogliamo far vedere la foto della influencer che lo mangia. Perché il principio è che se si fanno delle feste sulle terrazze a Milano e si chiamano ragazze carine con un tot di follower, mm -hmm. per fare poi quello che ho, ognuna di loro Sì sì a Dubai, mm -hmm. in quei posti dove Si succedono le stesse cose, ma su scala un po' più alta, non Luca, si fa, loro vanno a sponsorizzare la sabbia del deserto. Sì, sono io che che sono è un prodotto un... Dop. dop. Ci puoi fare lo scrub per la pelle. Le bottiglie colorate da vendere l'autogli. Bravissimo, certo. quelle Aspetta. robe così. Però i soldi veri si fanno anche. Continuano a fare in borsa, certo in borsa certo. con il mercato, peraltro, del trading online che recentemente ci ha regalato una grande emozione. Ha avuto una scossa: ha pare. avuto una scossa, scossa, scossa e ha avuto una scossarella. Io allora devo dire tu che... hai seguito meglio di me in questo caso, sì, ho seguito meglio di te. Ma come sempre, quando si parla di borsa, azioni queste cose, io capisco e non capisco. cioè esatto. non mi è tutto sempre molto chiaro. Sarebbe bello eh, avere facciamo, però, una premessa. Forse, cioè, capiamo quello che è successo, uh... ce l'abbiamo. Ah, abbiamo il video, abbiamo. bene. Allora, piccola eh, introduzione, il, eh, cosa era successo recentemente in borsa? È successo che con un magheggio tramite un'app che si chiama Robinhood e scambiandosi dati su Reddit dei ragazzi, dei piccoli risparmiatori, ragazzi... so questo come l'ho capito io, dei piccoli risparmiatori, ragazzi giovani hanno deciso di assaltare eh, il titolo di GameStop, che era un'azienda che stava fallendo, ricomprata da uno, so cosa, cioè fosse era gente una... di Wall Street che aveva scommesso sul fallimento di GameStop, quindi stavano con esatto. le azioni a ribasso, stavano facendo queste cose di shortare, shortare termini che Meglio non usare, esatto. se non sai cosa cazzo significa. E eh, no? piccola, ti va una shortatina io te? Eh, va bene, ci facciamo uno shortino Come si diceva e <ride> dire da alcuni negli anni 2000 Anziché sciottino Una mia amica li chiamava gli scioltini <ride> e Perché e le bevi e ti cagliassi Beh, è per quello che succedeva, credo, dopo al bagno del black and white le A le Campo battute, dei Fiori Le battute sulla cacca le prendo come un battitore Che ha una media altissima nel baseball Lo cioè, so, pum, lo so Il peggio di maggio della, della cacca. battute sulla merda <ride> E, tuttavia queste azioni sono state ricomprate in massa da questi utenti che penso sia partito tutto tanto da Reddit e il, il valore di queste azioni è schizzato. Era la prima volta credo che il popolo del web ha detto a quelli di Wall Street State attenti perché vi teniamo d'occhio. Sì ma ancora io non sono sicuro di queste info. Vorrei... Vorrei, tanto, vorrei tanto ascoltare una persona che ne sa un po' di più che ha lavorato per tutta la sua vita nel mondo dell'economia e che ci spieghi esattamente cosa è successo. Come se parlasse con due babbuini. E se questa persona fosse tuo padre? Guido dentro. Ravenna. Ma e si... se noi avessimo 100 secondi con Guido Ravenna che ci spiega questa storiaccia di GameStop, beh, noi signore e signori ve li diamo. Buongiorno, io sono Guido Ravenna, il papà di Luca, anche se il mio comico preferito è Edoardo, perché di solito non mi dice che parlo come Dario Fo, magari ha ragione, chi lo sa. Eh, ma non sono qui per, per parlare di questo, permetto intanto il mio conflitto di interessi. Eh, io con i mercati finanziari ho sempre campato, ci ho fatto i capelli anche la barba bianca ormai e ho sempre ritenuto che i mercati siano una delle cose più efficienti e belle anche, perché alla lunga hanno sempre ragione. Quando dico alla lunga ho la scusa per non dire che tutti i prezzi sono giusti oggi, ma sono eh, prima o poi delle cose che si rivelano corrette. Eh, lo dico perché da un mese si parla della questione dei di tanti Davide contro i cattivi Golia in America e magari la cosa si sta tracimando anche in Europa, eh, perché avete sentito parlare di questi hedge fund eh, costretti a battere in ritirata in certi casi sotto la pressione di, di tanti piccoli investitori. Cosa sono gli hedge fund? Sono degli investitori istituzionali, dei fondi che hanno la possibilità talvolta sia di comprare titoli e tenerseli, sia di vendere allo scoperto, cioè di vendere titoli che non hanno, con la speranza di poterli pagare meno un domani quando lo faranno. Perché lo fanno? Perché ritengono che queste attività siano sopravvalutate, che i prezzi non siano quelli corretti, che le aziende vadano male, che siano in un ciclo che non funziona, serie di motivi eh, che li inducono a operare in questo caso. Questo mese qui, su alcuni titoli semifalliti, semi eh, hanno subito delle perdite importanti perché la serie di piccoli investitori attraverso piattaforme, attraverso azioni concertate ha fatto in certi casi veramente saltare il banco e eh, la cosa sta diventando sempre più importante eh, anche se negli ultimi giorni direi che ha perso un po' di intensità. Ma eh, il messaggio che vorrei dire è che non, non c'è bianco e non c'è nero in queste cose, tante ci sono tante sfumature di grigio, eh, non sono tutti i piccoli buoni contro i cattivoni, i piccoli eh, si basano in questa fase anche sull'aiuto dell'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, che non è un, diciamo, un cavaliere bianco che presta la sua faccia per nulla, è un uomo che fa i suoi interessi come, come tanti altri. Eh, credo che sentiremo ancora parlare a lungo di questo perché sulla cosa si sono buttati i politici. Combinazione dalla destra trampiana eh, più vecera alla sinistra democratica rappresentata da Alessandro Casio Cortez, che è uno degli idoli del momento negli Stati Uniti. State sintonizzati, ne vedremo ancora delle belle. Grazie. Posso dire domani, uh, colonnina destra di Libero. <ride> Guido Ravenna asfalta Elon Musk, guarda il video! Beh, fantastico. Allora, io, per me è stato come tornare a casa quando ero piccolo: Cioè, dicevo, papà, spiegami il tuo lavoro, e lo guardavo e dicevo, No. Invece, no, invece, invece io ho capito, stato molto... ringraziamo Guido Ravenna per questa spiegazione Fatti, per questa analisi finanziaria. Come avete potuto sentire, io vendo sogni non solidi in realtà perché faccio il comico. Ovviamente, mio padre non parla proprio come Dario Fo. Quando parla di business, quando parla con i suoi figli in privato <ride> non parla con il suo comico preferito e poi con suo figlio, allora eh, ha, ha un modo di parlare molto particolare. Però insomma, grazie mille. Anche no. con la barba oggi. Eh, vero, con eh. barba. Interessante. He's fucking the fuckable. Look at that, Look mi mi at that guy? Sì, certo. Un Prego. ascolta: se qualcuno ha comprato azioni GameStop, non vendete, perché non è una questione di soldi, ma è il messaggio. Dopodomani titolo di libero Tahir asfalta Guido Ravenna Guarda il video <ride> Tahir manda in rovina 8 <ride> milioni esatto. di persone Grande Tahir Tu andavi da GameStop Sì, giusto. a che non mi hanno iniziato Dai, fai le assicurazioni sì. sul gioco Se lo rompi lo spezzi in due, te lo vediamo. Ah cioè, certo, mi ricordo che Io storia. Non, non giocavo cioè, ai che storia era questa... Non guadagna effettivamente sui giochi Perché alla fine il prezzo dei giochi eh, certo. Era quello per tutti, ma loro quando andavi A comprare il gioco ti propinavano assicurazioni Ah l'assicurazione sul sulla roba Che bellezza No però grazie, ringraziamolo ah. per questa Per questa spiegazione perché non ci saremmo mai Arrivati da solo No e vi ascoltiamo cari ascoltatori di eh, Cashmere Podcast Perché l'avete chiesto ed eccolo qua quindi basta che chiediate, noi basta chiedere, e esatto. poi la forma la decidiamo noi. Però, no, quello è, insomma, è, un, è, un, mondo, quello è un mondo per me. Guadagnare in borsa, fare il, il gambler. È difficilissimo, difficilissimo. Eh, poi devi avere una voglia di vivere sul, sul filo del rasoio, certo. tutta la vita, una tensione a luce. No, come è gambling! Cioè, più che altro, sono cose che devi fare se le conosci. Cioè, devi investire in borsa se conosci la borsa, oppure se sei, non so, una persona che veramente ama, ama rischiare. Ma invece i talent show godono, ah. godono ancora di buona eh? Beh, di salute, cioè è possibile iniziare a fare il lavoro dei tuoi sogni grazie al talent show. Oppure alla fine è forma di spettacolo che non serve a nulla se non alle reti? Allora, io non lo so, però devo dire che ormai sono tanti tanti anni che ci sono sì, i show che sì. vendono questo specchietto mm -hmm. per la loda. Alla fine, come hai detto tu, il business è dello show. Ma io ho visto l'inizio di Masterchef di quest'anno mm -hmm. e in una delle prime puntate, quando si davano i grembiuli, ho assistito a questo momento in cui, come al solito, umiliando delle persone cioè, tra i giudici. Beh, un uh, gioco William, che si basa sull'umiliazione del concorrente. E il cibo, di sì. conseguenza. Il cibo, è tutto questo è una merda, questo è una... schifo. Sì, una cosa orribile, un ragazzo ce la fa, non mi ricordo chi, questo Pischello di 32 anni ce la fa e passa. Mm -hmm. E nel video confessionale dice. Eh, io questo lo dedico a mio padre, perché lo dedico a lui. E sotto c'era scritto, eh, tipo disoccupato. Tu mi hai immaginato il padre che diceva. Sempre con questi sogni, <ride> <ride> sempre con questi sogni, tu. Ma una morta morta, la mannaia La mannaglia! Così so, prima volevi fare DJ, poi volevi fare fotografo. E mo che stai facendo cuoco Ma ci sta tua madre in cucina! E tu vivi ancora qua, pezzare, merda questo è come io ho vissuto quel momento. <ride> Non perché una persona ci mancherebbe certo che una persona deve poter fare aspettare finché può cioè finché ha la possibilità di farlo può aspettare però minchia venderlo ancora come il, oh, ce l'ho fatta A parte che sei entrato alla puntata 1 quindi magari ti fanno fuori dopo e il tuo sogno Te saludi però cioè c'è proprio questo sentimento del sogno so, minchia fallo fallo eh, non so, ancora so, questa, questa fallo, cosa di suona, talent eh. suona cucina isponiti e lo so anche secondo me quanta gente è uscita dai talent di cui non ricordiamo nulla anche vincitori il tantissimo per cento rispetto a chi ce l'ha fatta, questo è uguale anche nella società normale ovviamente, cioè tante persone si applicano in qualcosa e le superstar poi sono relativamente poche. Quanti comici sono usciti dall'accademia del comico? Deve... <ride> <ride> in realtà molti più di quanto è stranamente una percentuale altissima, però guarda che il, le, allora, il problema è che secondo me sulla musica, la musica si è evoluta tantissimo in Italia, perché la musica costa poco farla. Guarda qua, guardalo qua. Guardalo qua. Eh? Chi è il più potente qua dentro? Però la TV invece è rimasta uguale. Cioè, eh, mentre appunto, se tu vedi Sanremo, quest'anno sono tutti giovani. Sono tutti giovani, cioè più, sono però, tutti anche musicisti Berti per fare la gag. Okay. Oretta Berti lì per fare i meme. È stata messa. Però invece la televisione è uguale da sempre. Cioè, non c'è stato un vero ricambio in televisione. Io l'altra sera. Vedevo Mediaset, c'è cioè l'annunciatrice e questa sera la striscia la notizia a seguire. C'è cioè posta per te e domani sera invece non ci sarà striscia. Ma paperissima. Due programmi, tre programmi cioè, freschi appena inventati. Programmi che vanno in onda da 30 anni sono sempre quelli. Non c'è nulla in televisione che abbia preso il posto, che abbia potuto scardinare quella roba lì perché probabilmente la TV costa ancora un botto. Farla il video costa ancora tanto e quindi non c'è voglia di rischiare. Eh, ormai paradossalmente costa di più girare il video. Della canzone che produrre la canzone stessa, beh, penso proprio di sì. E, e questo Tahir lo sa bene. Beh, ti ricordi quando noi eravamo piccoli i grandi anziani della TV erano Corrado, Mike Bongiorno, il Pippo Baudo. Esatto. Che a me piace tanto, il Raimondo, oggi i grandi anziani eh, sono i ragazzacci della Fiorello, TV di quell'epoca, esatto. Eh, Amadeus, Jerry Scotti. Jerry Scotti, è vero, è vero. Tanto è <ride> vero che oggi nessuno vuole più fare la velina. È ancora il sogno della generazione? Fare la velina? No, la velina proprio. Eh, tu dimmi i nomi delle due veline di oggi. Oh, non lo so. No. Però, no, la velina, molto di Mentre il calciatore è un po' è rimasto. Però... Il calciatore è rimasto. Il calciatore... Sai che anche quello, secondo me, un po' si è. Si è... Eh, ragazzi, si... ma il calciatore ora è il rapper e la velina. Eh, cioè, si è un po' deteriorato. Vero, è molto vero, più legato al vero. video e cioè, è tutto Instagram. C'è cioè tutto... una puntata del collegio dove sì. a questa è diventato un super meme. Che lavoro vuoi fare da grande? Voglio fare Chiara Ferragni. Cioè, che Ciao Chiara bello. Ferragni ha commentato insieme a Fedez in una puntata su, sempre su quel social che non possiamo beach. e su, esatto, su Bitch. Bitch. <ride> esatto. esatto. E praticamente nel vederlo, eh, io ho visto il video, Chiara Ferragni, quando ha io voglio fare Chiara Ferragni dice alla ragazzina, Chiara Ferragni dice oddio oh amo, love. <ride> Ma non è vero, però. Che ha esagerato e le no, magari... ha detto, dillo un'altra volta. Tu diamo un'altra volta, <ride> <ride> tipo una scena di Pulp Fiction, diamo un'altra volta. Cioè... Eh, però la differenza è che Chiara Ferragni è un'abile imprenditrice, non salutiamo, è un influencer. Salutiamo entrambi che sono esatto. grandi. Amici. Cioè, è sbagliato dire, secondo me. È un po' un equivoco. Perché voglio fare l'influencer è grave. Cioè, se il tuo modello se me è Chiara Ferragni vuol dire che vuoi fare business e va benissimo. Il problema è l'illusione di poter fare veramente l'influencer. Cioè, io una volta ho chiesto a una che non vedevo da tempo, come va, che fai adesso? Ah, oh, Tutto bene, sto andando a fare, che lavoro fai ora? Sto andando a fare l'influencer a Milano. Ma che risposta? Da è? Ma come lo dici a tuo papà? Vado a fare l'influencer a Milano. Dove si studia? Ci sono, dei, ci sono dei corsi, ci sono dei corsi. Tipo alla che cattolica, è è un sì, voglio, è voglio, 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 sì, 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 sì. Carmelo, che corsi si fanno per diventare influencer? <ride> non lo so, ma, ma immagina comunque la, la, il cortocircuito che una persona vuole fare l'influencer significa che lei è stata talmente influenzata, quindi non puoi fare l'influencer. Se vuoi diventare una persona che ti ha influenzato. Non so se capisci. Vero? Certo, il Però paradosso di Carmelo Avanzato. C'era un corso, come C'era un corso? Un corso. <ride> sì, <ride> al, <tuo liceo? ride> al mio liceo c'era un corso. E, <ride> e, al liceo addirittura? <ride> che bello! Cioè, si finisce certo. matematica, funzioni di terzo grado. Eh? Sì, alla fine sì, infatti sì. è marketing. No, no, ma infatti è una cosa che ha anche un, un senso. Però è interessante perché nessuno vuole più fare invece il conduttore televisivo. Quello è veramente un lavoro ah, che no, non cioè, esiste più. No, no, nessuno Cioè, il conduttore. Voglio... Oggi, voi, buonasera, con la cartellina. In ma non esiste più. Ma poi tutti loro, i grandi, i grandi veri mattatori. Eh, erano tutti in derivazione, ex atto cioè attori. Eh certo. non ex attori eh, uh, sì, comunque Fiorello insomma... era il king del, del villaggio. Eh, certo. Amadeus era DJ. C'era stata una formazione, ma oggi non puoi neanche più fare quella formazione lì perché non esiste più quel genere di intrattenimento che poi ti porta in tv però allo stesso modo l'intrattenimento che si fa su, su altri social compreso o portali non so come cazzo sì. si chiamano è una versione della tv ah certo perché quiz cose sui vari beach eh e beh cioè certo, gli streamer fa... sono i nuovi conduttori televisivi sì. senz'altro quindi il mondo cambia e il mondo si adatta senti ma mh, chiudiamo con una robetta. mito del lavoro facile il ciringhito a rio cazzo io ne ho combinate tante nella mia vita, penso di aver fatto un sacco di danni. A me, Rosaria, non me lo perdono ancora il casino che ho fatto col Chi film. Chi è Rosaria? Chi è Rosaria? Scusa. Sì. Cioè. Eh, no, stavo facendo una <ride> gaga qui <in> allora... <ride> No, stavo facendo la persona che parla eh, Ma no, con sei il mio migliore amico. Il stavo... ah, okay, <ride> ah, ok, sei il tuo migliore amico. Okay. Se, okay. Eh, sì, anche, anche se sei stufo, perché io ho 43 anni, le braccia tatuate, ho aperto un bar a fargli. Abbiamo avuto anche dei problemi Rosaria, con un amico Rosaria, spacciatore sì. calabrese. Sì. Cose così. Io, senti, ho avuto l'idea. Sì. Io voglio andare al ceringhetto, voglio fare un ceringhetto. A Rio, un cinghito. E tu vieni con me, sì. Edo, andiamo io no, a te. Non riesce negozio, non andiamo. posso. posso. Ciao, mio negozio di cosa? No, mia moglie, non posso venire a Rio a fare il cinghito. Quello era un po' il mio. Il cinghito, surfiamo, è pieno di ragazze, guarda che lì la figa la troviamo a grappoli, cazzo. Vabbè, ma questo è. E la smettiamo questo Vabbè, sogno? la smettiamo con È l'ultimo bacio. bacio. E tra l'altro, che stai. Che festeggia vent'anni in questi giorni. Che meraviglia, cioè, sì. bellissimo. Era infatti un po' l'illusione di quegli anni lì, cioè sì. fine anni '90 era andiamo in Brasile e apriamo il ciringhito. Ora allora, non credo che nessuno sano di mente voglia andare in Brasile ad aprire un ciringuito. Ma no, te lo apri su Instagram, vuoi fare il ciringhito? Fai Moitos lo vendi a 50 e lo vendi su Instagram e via. E, ehm, perché nessuno di noi. Perché non c'è un'educazione fiscale in Italia? Perché ah. nessuno di noi. Questo è il vero lavoro: cioè spiegare come si pagano le tasse. A cosa servono, cosa significano, cosa vuol dire fare una telefonata al commercialista? Perché il, altro che il corso di. Mamma mia, altro che il corso di marketing influencer. Prima di fare marketing, un'ora, anche a 16 anni, 17 anni, prepararsi all'idea di cosa sarà il rapporto giusto, corretto e sano con quello che devi versare allo Stato. Noi, tu di queste cose non ne hai idea finché non le affronti. Hai passi queste mattinate che sembra la passione di Mel Gibson di sì, ah, sì, sì. Ah, ah. No, Quella commercialista romana che, che, fum, che ti dà le, le vergate e ti infila la... la che cazzo io non mi ricordo niente di Gesù e senti morente e <ride> dici ma ascolti i soldi dello Stato. Che Cosa devo fare? Per... È il secondo conto dell'IVA, ah, portare la croce del fisco e non ti viene insegnato niente. Non Nulla, ti viene, infatti, ti Si scuole. fa parlare con delle, delle persone, cioè delle persone che fanno magari il lavoro che tu vuoi fare e ti spiegano: ok, guarda, devi organizzare la tua vita in questo modo. Io, quando ho scoperto che da libero professionista con la partita IVA ti danno dei soldi in metà, li devi mettere da parte perché sennò eh, eh, non c'è più da pagare le tasse. Esatto. È un casino. Quante volte hai pensato, ma perché non me li danno giusti? Esatto. Ma porca. Tra... Eh, nessuno ti spiega. Per quale motivo? Perché ti... Ma perché me li dai e me li ritorni? Perché ti tratta? Sei vieni trattato come un cocaina, ma all'ultimo stadio e al sì. dicono: Io ti metto qua un etto di cocaina, tu non pippa. Oh, mi raccomando, eh. non la toccare. Metà vendila e rifacci i soldi, metà non la toccare. Tu dici, Ma <ride> 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 e questa è tutta la tua vita. Se hai la partita, IVA, Taylor, come gestisci il problema? Mm, faccio in te, non esiste. <ride> Cioè, più che altro, arri arriva una certa il commercialista e dice: Devi pagare le tasse, ok. Poi ritorna: Devi pagare le tasse ancora, no? eh? sì, di solito, due volte all'anno. <ride> ancora, ancora Quando tiro fuori il moschetto, devi stare tranquillo. L'unica cosa che mia vita su cui, proprio, mi sono arreso: Ho detto, okay. Sono in questo paese, subirò. Che devo fare? Subirò e pagherò. È perché, però, è giusto subire è, gi subire, è giusto pagare, però, uno vuole capire anche come dove quando... vanno quei soldi, a cosa servono, chi li gestisce, in quale modo, perché me li dai e poi me li ritogli. È per questo che noi stiamo cercando disperatamente uno sponsor, perché non possiamo andare avanti in questo modo. <ride> esatto. <ride> uno sponsor o un educatore fiscale, che esatto. anche è fra i nuovi lavori. Fra i nuovi lavori. Sì, tu sei sì, il professore, no? Che palle, Ma dopo c'ho supplenza ed educazione fiscale. Sì, esatto. Sì. Dopo... No, ti giuro io. Qualco 2 c'ho la Masselli di educazione fiscale. Qualco <ride> due, rottura di cazzo. Allora, Pensa che in mattinata sì. c'hai fisica, geografia astronomica, <ride> educazione fiscale. E poi educazione fisica. Educazione sfogarti, fisica, no. dopo ti sfoghi. Quinta oh. ora, chimica, deserto. Allora, con lì va il 22%. <ride> Il libero professionista deve detrarre allora l'empals viene pagato esatto. non lo so prof io non veramente lo so. non, lo, non lo so l'imbusta paga invece sono <ride> i soldi che ti arrivano alla fine del mese giorno 27 come dice mio padre <ride> deve... san paganino senza <ride> poi c'è il debito in educazione fiscale devi versare 131 euro allo stato però questo sarebbe un bel apparezzo per chi sarà ministro dell'istruzione un'idea del genere anche su banche a rotelle cioè si può fare anche sì, muovendosi sì, anche muovendosi sul Titanic. Tra certo, a proposito di debito in educazione fiscale, mi sa che quei banchi mi sa tanto che è stato un bellissimo investimento molto sensato. Ah, si sì. pensa quando speriamo. nelle scuole, fra qualche anno, si aprirà il bidello aprirà la porta e questi sono i banchi della pandemia. <ride> quando sai quelle <ride> stanze nel liceo che ci sono, tutte abbassate all'astro all delle... all laboratorio? Esatto. Posto... Sì. C'è un quadro <ride> svedese buttato <ride> sulla parete e poi è questo banco un banco, questo ancora funziona. Zzz! E visto che noi, però, appunto, questo podcast ce lo facciamo non da si solo, si fa da solo, si parla, si parla tanto di lavoro. E allora, vogliamo fare un momento promozionale letterario è lui o non è lui? Ma certo, certo che è lui. Che è lui. È Spesso il... ci si dice: vi vogliamo dare i soldi, vogliamo fare le cose. Allora, noi faremo prima o poi il merchandising, lo faremo. Sì, Ma intanto nel frattempo, messaggio promozionale letterario, il libro di Edoardo Ferrario. <ride> Storie. Siete persone cattive Storie comiche di mostri italiani Dieci personaggi italiani Che rappresentano la società attuale E che raccontano il mondo in cui stiamo vivendo Fa ridere ma soprattutto Non fa riflettere Mi devi, raccomando Hai presente che quando loro leggono la scheda sotto sì, sì, sì. Comunque hanno una certa età Quindi con gli occhi stanno proprio... <ride> no. Dieci, Dieci personaggi, personaggi comici che raccontano il eh, mondo di oggi, Edoardo Ferrario per Mondadori. Eh, ah, 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 ah. Eh. Io amo la Evil Laugh di Ezio Greggio. <ride> ah, ah, ah. Ah, su Rezio, su Rezio, no, non dice così scusami è Staffelli che lo dice e io l'ho letto un libro molto bello che vi consiglio, invece vi consiglio per la parte video dal 19 di febbraio lo spettacolo comico di Luca Ravenna Improv Special volume 1 su The Comedy Club, vi parlerò poi di tutto quanto, avremo puntate anche delicate, il nuovo special di Luca Ravenna, si ride e si improvvisa con il pubblico e fa ridere e lui invece sì che fa pensare. Ah, 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 ah. Evelyn <ride> Eveline! no, non so le canzoni, di me. una canzone. Le canzoni, non conosco neanche una canzone. No, no, come nuova. no, l'ultima è quella dai, quella della Fragola, non della Fragola, Here Comes the Sun. Sì, certo. Sai che a Google se sentono che abbiamo fatto questa melodia, cioè... ah sì, ci fanno dateci oh, 80 Google. euro Google. adesso. 80... <ride> esatto. Bene, grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Cashier, un podcast, podcast morbidissimo. Ciao Carmelo, ciao Tahir. Grazie ciao ragazzi, tue. ciao a tutti.